Prossima domanda da una persona che ha dimenticato di firmarsi. Dice: Ciao, ho sentito parlare dei microchip della seconda venuta di Gesù che dovrebbe essere nel 2023. Grazie che dite tante verità, ma su un argomento vi consiglio di soffermarvi. Sarà difficile per voi cambiare idea, capisco. Gli UFO non sono demoni. Guarda il filmato. I messaggi segreti della Madonna di Giorgio Bongiovanni. È un altro filmato, poi ci cita, e dice: È una realtà scomoda da dire, che sembra assurda, ridicola e fantasiosa, ma gli UFO, uomini di altri mondi, esistono. Sì, ma chi lo dice? Giorgio Bongiovanni? È vero, esistono e ci salveranno. Ma voglio dire, e chi è Giorgio Bongiovanni? Vogliamo paragonare Giorgio Bongiovanni a Gesù Cristo per caso? Cosa crediamo? O crediamo a Giorgio Bongiovanni o crediamo a Gesù Cristo, perché sono uno contrario all'altro. Gesù sappiamo chi è, Giorgio Bongiovanni chi è? Da chi è saputo che ci salveranno? Da quale È dai fonte? messaggi segreti della Madonna. Dalla Madonna, calma, messaggi segreti della Madonna. Ma Matteo 24, 24 dice ci saranno molti falsi cristi e falsi profeti. Questo è il Vangelo. Questa Madonna, come facciamo a sapere che la Madonna vera non è invece il diavolo travestito? Andiamo avanti. Loro ci salveranno, ma non tutta l'umanità, una parte dell'umanità. Loro sono gli angeli e quando ci sarà il castigo divino, loro per ordine del Signore scateneranno i quattro elementi terra, aria, acqua e fuoco per purificare la terra e l'umanità nei 3 giorni di buio che saranno i più terribili mai vissuti su questa pianeta. Cioè, su cosa sono basate queste asserzioni? Come fai a saperlo? Chi lo ha detto? Cioè, io mi sveglio una mattina e dico, mi è apparsa una Madonna e mi ha detto così che la luna è verde. Cioè, d'accordo, ma la luna verde non ne vedo io. Cioè, queste sono stupidaggini che parlano al futuro. Quattro elementi, terra, aria, fuoco, che tra l'altro i quattro elementi, terra, aria, acqua e fuoco, sono i quattro elementi basici della stregoneria, attenzione. Stregoneria si è basata su questo, andiamo avanti. Gesù, come è salito in cielo, tornerà nello stesso modo. È salito non su una nuvola di vapore, ma su una nave spaziale. Gesù è salito su una nave spaziale? E tornerà su una nave spaziale con gloria e potenza e instaurerà il suo regno di Ma pace. chi gli insegna queste cose? Dove è scritto? Chi lo ha detto? La Madonna. Ma quale Madonna? La unica madre di Gesù è nella Bibbia. Questa è che c'è una Madonna per ogni angolo qui. Ogni angolo c'è una Madonna che appare come gli spiriti, no? Ma Gesù ha detto nel tempo della fine il diavolo avrebbe usato visioni, false apparizioni, eccetera. E poi cosa che dice? Non deridetemi. Chiedete a Gesù se sto mentendo, se sto sbagliando. Chiedeteglielo. Sì, l'ho chiesto, mi ha detto che stai sbagliando. Sì, certo che stai sbagliando, perché me l'ha detto nello spirito e l'ho letto anche nel Vangelo. Guarda, caro amico, non conosco il tuo nome e non ti derido affatto, perché dovrei deriderti. Prima di tutto, prima di arrivare alla verità, siamo passati anche noi per ogni tipo di esperienza, supposizioni, fantasticherie, senza nessuna base. Molti di noi sono persino passati attraverso colossali bugie e inganni. Come Gesù ha detto nella scrittura che ti ho citato, Matteo 24, 24, sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Va bene, quindi no, andiamo avanti. Comunque, Sì. Va Dio vuole dargli la verità. Dammi una scrittura, suo fratello, Giovanni 8, bene. 44, guarda. Giovanni Sì. 8, 44. Voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Ok, e anche Paolo ha detto in 2 Corinzi 11,14: non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Cioè, noi dobbiamo decidere a questo punto, cioè, chi sono i figli del diavolo qui? O Gesù è un bugiardo, o i bugiardi sono i figli del diavolo, sono gli alieni, dobbiamo decidere. Perché
Gli alieni extraterrestri esistono, io personalmente penso che sono sicuro esistono veramente. Quindi gli alieni sono solo dei banali demoni che si presentano come extragalattici, bla bla, per ingannare, perché questo è il solo modo che il diavolo opera, è di ingannare. Quindi Gesù stava parlando con i religiosi, e dove siete figli del diavolo? Quindi esistono figli del diavolo che girano in questo mondo. E questi alieni chi sono? Ma in base alla Bibbia, chiunque conosce la Bibbia un pochino, sa benissimo che Dio non arriverebbe con gli astronavi, con gli alieni. Questo è il modo che il diavolo opera. Va bene? Quindi se dobbiamo credere ai messaggi degli alieni, allora dobbiamo buttare via il Vangelo e tutta la Bibbia. Mm-hmm. E quando buttiamo via la Bibbia, con cosa la sostituiamo? Quali sono le prove che questi alieni hanno? Qual è la loro Bibbia? Chi mi garantisce che non sono demoni camuffati? Puoi tu, può Giorgio Bongiovanni dimostrarmi che non sono demoni? Come possiamo mettere la nostra fede in alieni che trasmettono messaggi radio da altri mondi, virgolette? Ma li mandano dal posto infernale dove i demoni sono. Cos'hanno questi alieni per dimostrarci che le loro bugie sarebbero verità? Mm-hmm. Loro mandano trasmissioni radio intergalattici. E chi mi garantisce che questo qui non sono tutto un mucchio di baggianate? Per quale motivo il diavolo non dovrebbe essere in grado di inviare queste trasmissioni radio? Ascoltami, chi ti garantisce che questi messaggi sono veri? A cosa dovremmo credere? A queste propagande trasmesse alla radio che vengono da questi alieni demoni, secondo me, e anche secondo, diciamo, tutti gli studiosi biblici pensano lo stesso, mm-hmm. cristiani sto dicendo, o dobbiamo credere a Gesù Cristo che ha adempito più di 300 profezie profetizzate migliaia di anni prima che lui nascesse, adempiendola ha mostrato che è veramente il Salvatore di Dio. Questi alieni chi sono? C'hanno una radio che trasmettono, grazie. Anch'io c'ho una radio, ma trasmetto il Vangelo, trasmetto la profezia, è diverso. Questi che trasmettono? Baggianate. Gesù ha adempito profezie, compreso la sua nascita a Betlemme, che è nato da donna vergine, che avrebbe fatto miracoli, che sarebbe morto, crocifisso, e tradito per 30 denari da un amico e che sarebbe risorto. Ma insomma, Gesù ha adempito queste profezie di migliaia di anni prima, come registrate nella Bibbia ebraica, ebrei che non credono in Cristo, quindi non ce le siamo inventate noi cristiani queste profezie. Questo è solo per citare qualche profezia che mi viene in mente. Gesù ci ha portato il messaggio più alto che esiste, messaggio di amore che mai nessun altro ha mai dato e mai porterà, tantomeno gli alieni. Matteo 7,12, cosa dice Angela? Matteo 7,12. E poi andiamo a Giovanni 13,35. Matteo 7,12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatelo anche voi a loro. Ok. Perché questa è la legge e i profeti. Giovanni 13,35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ok, guarda, ho preparato per te, fratello, una lista di scritture. Adesso te le leggo, ok? Ascoltale bene. Romani 12,21, cosa dice? Non lasciate vincere dal male, ma vince il male col bene. Questo è il messaggio di Cristo. Mm-hmm. Gli alieni che cosa possono darci più di questo? Guarda sì. Che messaggio di amore che Gesù ci dà. Sì, tutte le cose che volete gli uomini facciano a voi, fatele anche voi a loro. Questa è la legge dei profeti, da questo conosceranno che siete i miei discepoli. Se avete amore, non farti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Gli alieni che ci raccontano? Che ci raccontano? Stupidaggini. Guarda, Matteo 24,29, cosa dice? Dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, Gesù viene per il rapimento, verso 30, Matteo 24,30, dice, allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e tutti lo vedranno venire sulle nuvole. Quale astronavi? Non viene con l'astronave, viene sulle nuvole. Matteo 24,29-30. Sì. E se qualcuno ancora non ha capito, viene ripetuto Apocalisse 1,7. Cosa dice Apocalisse 1,7? Gesù 1, viene 7. Con le nuvole, ogni occhio lo vedrà. Non viene con le astronavi, con un volo di linea, con un volo transatlantico. Ma queste sono cretinaggini. Gesù viene con l'aereo. Cretinaggini. Questo. Apocalisse 19,11 viene con un cavallo bianco per Armageddon. Guarda, voglio dire questo: niente di più facile, credo, che quando gli alieni arriveranno, perché io credo che arriveranno,
che uno di loro si presenti come il falso Gesù, uno che scende da un'astronave, perché in altro modo non potrebbe venire, in base agli alieni, perché devono camuffarsi da extragalattici, no? Beh, se così non fosse, allora perché il diavolo non parlerebbe di queste cose oggi? Secondo me, se non dovesse arrivare un alieno travestito da Gesù, il diavolo non ne parlerebbe. Lo stanno dicendo che Gesù, virgolette, arriverà su un'astronave, perché questo è il modo che il diavolo lo farà, molto probabilmente. Io non sarei sorpreso se qualche specie di alieno arrivi con una squadra di astronavi, scende da una passerella, tutte le TV, i media dell'anticristo lì a riprendere, a pubblicizzare. Mm-hmm. Capito? Guarda, dammi la scrittura, Daniele 11:39. Infatti, quando succedesse una cosa simile, che così sarebbe l'adempimento di una profezia che Gesù mi ha, poco tempo mi ha, Gesù mi ha dato questa scrittura, adesso ve la spiego. Daniele 11:39. Egli agirà contro le fortezze. Egli chi è? L'anticristo. Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un Dio straniero. Colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Allora egli, l'anticristo, agirà contro le fortezze, cioè farà la guerra in base a profezia contro l'America, la distruggerà, eccetera. Guerra atomica contro l'America, l'America perde, viene distrutta. Agirà contro le fortezze ben munite, mm-hmm. aiutato da un Dio straniero. E la parola ebraica qui, Dio straniero, è la parola Nekar. Mm-hmm. E cosa vuol dire Nekar? Vuol dire straniero, da terra straniera, e poi dice, vuol dire anche alieno. Oh. Quindi, vuoi parlare degli alieni? Proprio nella profezia dell'anticristo, Daniele 11:39, dice l'anticristo sarà aiutato da un alieno, chiamato Dio straniero. Ma sappiamo che l'anticristo è aiutato dal diavolo. Esatto, quindi, ma no, sarà aiutato da un alieno, cioè praticamente sarà aiutato dagli alieni, mm-hmm. sarà aiutato da questi extraterrestri, e capisci? Quindi, guarda, vai ad Apocalisse 9, verso 1, che questo potrebbe essere l'adempimento anche di un'altra profezia, Apocalisse 9:1. Poi il quinto angelo suonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Ok, 2. Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. 3. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavalette a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. Ok, poi torturano la gente del mondo, eccetera. È tutta una parabola qui, ok? Quindi il modo... Leggi anche verso 11. 11. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Che vuol dire distruttore? Cioè, secondo me questo è l'anticristo o il diavolo, vedremo esattamente. Quindi cosa vuol dire? Che in parabola, che vuol dire che il quinto angelo suona e vide un astro che cade dal cielo e a lui fu data una chiave, quindi vuol dire che è un angelo, no? Apre l'abisso ed escono i demoni, le cavallette, e il loro re era l'angelo dell'abisso, cioè il diavolo o l'anticristo. Quindi in parabola questo, diciamo, può essere Satana, le cavallette sono i demoni, il pozzo è il luogo dove questi demoni sono imprigionati, no? Per essere liberati durante la tribolazione che viene presto, non appena la gente riceve il microchip e il marchio della bestia, questi demoni li posseggono e diventano posseduti dai demoni, quelli con il microchip, per questo che non possono più salvarsi. Quindi mi è facile credere che in questo particolare situazione diciamo è un parallelo con Apocalisse 12:7. Cosa dice Apocalisse 12:7, Angela? 12:7. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono. Quindi quando arriveranno questi alieni, questi extraterrestri, che credo che arriveranno, mm-hmm. ok, e perché c'è battaglia nel cielo? Dov'è? Perché c'è una zona del cielo, una specie di piccola campo di concentramento dove Dio tiene tutti questi diavoli, che manderà Michele, l'arcangelo, a cacciarli fuori a tutti quanti. Verso 8. Infatti vuoi sentire una scrittura che Giuseppino ci ha inviato? Chi sono gli alieni? Efesini 6:12.
Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Gloria a Dio! Giuseppino, il nostro dolce fratello anziano, vedi, ci ha mandato una bellissima scrittura. Grazie, Giuseppino. Nei luoghi celesti. Nei luoghi celesti. Quindi c'è battaglia nel cielo. Grazie, Giuseppino. Battaglia nel cielo, nei luoghi celesti, e qui va, Dio manda, solo un arcangelo ha mandato, e ha cacciato fuori il diavolo, quattro botte fuori il diavolo. Ci fu battaglia nel cielo, e combatterono Michele contro il dragone, verso 8. Che succede? Apocalisse, chi vince la battaglia? Apocalisse 12:8. Come mai questi i registi cristiani ancora non hanno fatto un film? Lasciano Hollywood al diavolo, Matrix, questo, ma fate un bel film sulla Bibbia, che non c'è niente di più avvincente. Verso 8. Ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Cosa significa? Che sbatterono fuori il cielo del diavolo, cioè, capisci, sì, il secondo cielo. Primo cielo è nostro, secondo è del diavolo, il terzo cielo è di Dio, vedete, in secondo Corinzi capitolo 12 parla dei tre cieli. Quindi il diavolo viene cacciato fuori dal cielo. Come si presenterà quando il diavolo viene cacciato sulla terra? Verso 9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Ok, quindi il diavolo sarà gettato sulla terra, quindi la cosa più furba, mica si presenta il diavolo con le corna e il forcone. Secondo Corinzi 11:14 dice che si presenta come angelo di luce, cioè così un angelo di luce, una cosa che inganna. Ora il mondo è stato programmato dal diavolo, essere ateo, non credere a Dio, al diavolo, non credere a niente, allora cosa c'è? Però il mondo è stato programmato a credere agli extraterrestri, a credere agli alieni. Cosa farà il diavolo? Si travestiranno da alieni, inventeranno queste astronavi che esistono, che fanno finta che esistano, che già appaiono di qua e di là da tutte le parti. Il Vaticano ha detto che è pronto a battezzare gli alieni, cioè praticamente gli alieni sono demoni. Ti immagini questi alieni demoni che vanno in Vaticano a farsi battezzare? Questo cosa, gli sia un po' d'acqua sulla fronte, gli fa né caldo né freddo. Andiamo avanti. Verso 10. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ok, siamo accusati davanti a Dio, noi, dal diavolo, e dice: grazie a Dio lo ha sbattuto giù, ha smesso di accusarci. 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Stavo dicendo a questa sorella poco fa che davanti al marchio della bestia non si rinnega Gesù, ma si muore, punto e basta. Quindi se non moriamo per Gesù quando sarà necessario, se non moriamo per Gesù, e non potremo vincere il diavolo, perché l'ultima risorsa del diavolo è la morte, cioè ti uccide. Gloria a Dio, è un biglietto gratis per il regno di cieli, verso 12. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare. Perché? Perché viene la tribolazione, no? Perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Capisci? Cioè, abbiamo letto prima Apocalisse 9:1, l'astro che cade dal cielo con una chiave apre l'abisso, cioè dall'abisso, sarà letterale, sarà parabola, dove sono i diavoli segregati, escono e comincia la tribolazione, capisci? Perché tutti quelli che lì all'inizio della tribolazione, 3 anni e mezzo, diciamo, verso 14 vivanti, 3 anni e mezzo, ci sarà il marchio della bestia. Appena ricevono il marchio, questi demoni, queste cavallette, questi demoni li posseggono e diventano posseduti. Il diavolo sa che ha poco tempo. Quanto? Verso 14, 3 anni e mezzo. Attacca col 13. 13? Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ok, la donna è la chiesa, la chiesa sposa, non la chiesa laodicea. Ci sono diverse chiese. Quindi c'è la chiesa morta di Sardi, la chiesa dell'Laodicea, e poi c'è la chiesa Filadelfia, tutto simbolicamente, che rappresenta la sposa di Cristo, la donna che ha partorito il figlio maschio, perché Cristo è stato partorito dalla donna, dalla sposa, cioè da Maria, una donna, partorito, che faceva parte dall'altra donna, cioè la sposa di Cristo, Apocalisse 19:11, la donna, Apocalisse 19, pardon, 7, che si sposa con Cristo, ok, e perseguita la donna,
Chi è la donna? Noi, io, c'è tutti quelli che siamo cristiani attivi, no? Mica, dove il diavolo sta perseguitando le chiese morte? Ma no, gli dà soldi, gli costruisce cimiteri, edifici religiosi che vanno lì a morire la domenica mattina, a morire di sonno, capito? Mm. Il diavolo non perseguita le chiese morte, il diavolo non perseguitava i farisei, perseguitava Gesù, i discepoli, Paolo, perseguitava la chiesa attiva. La chiesa morta, stramorte, i farisei di ieri e di oggi, il diavolo non li perseguita perché le religioni di oggi stanno aiutando il diavolo a perseguitare noi. Per quale motivo noi viviamo qui nel deserto? Il nostro indirizzo, siamo nel deserto, mica possiamo dare indirizzo su internet a tutti quanti che il diavolo manda qui un sacco di caproni e di lupi a combatterci. E allora dobbiamo vivere in una maniera abbastanza privata. Quindi a volte i fratelli ci chiedono, dateci l'indirizzo esattamente. E noi siamo sul Monte degli Olivi, capite? Quando è importante che i Giuda non sappiano che siamo nel Monte degli Olivi, d'accordo? Continua a leggere. Verso 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo lontana dalla presenza del serpente. Ok, quindi tempi e tempi vuol dire 3 anni e mezzo, d'accordo? Questa è la donna che viene nascosta 3 anni e mezzo nella foresta, nei boschi, durante la tribolazione. Però la chiesa ufficiale, quella con l'esenzione tasse, col permesso di Matteo Renzi, di Merkel, di Putin e di Obama, la chiesa che hanno il permesso di predicare alle anitre addormentate sulle panchine la domenica mattina, in mezzo a loro tante pecorelle, dopo che i falsi pastori, i falsi sacerdoti hanno ricevuto il marchio della bestia, ci saranno un sacco di pecorelle in queste chiese, ingannate che sono state a credere che vengono rapiti prima della tribolazione. E loro cosa farà l'anticristo? Attaccherà loro, non potendo, vai verso 17, non potendo attaccare la donna, verso 14, perché è protetta dagli angeli e sarà nutrita. Perché dice nutrita? Dice nutrita perché per mangiare ti servirà il marchio della bestia. E allora Dio manda la manna, manda gli angeli, moltiplica il cibo. E i fratelli ci hanno scritto, che facciamo a tribolazione quando cominciamo a mettere da parte il cibo? Ha detto, non vi preoccupate a tribolazione perché li mangeremo coi miracoli. Però la chiesa addormentata, verrà distrutta invece, la chiesa ufficiale. Qua vediamo il verso 17, continua a leggere più avanti. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Ok, va bene. Allora, andiamo alla conclusione qui. Sì, ti leggo un messaggio. Sì. Arrivato da parte di Rossella, che abbiamo ascoltato il suo audio prima. Sì. Sta seguendo e dice cosa che... Cosa ci dice Rossella? Dio ti benedica, Rossellina. Io ho avuto a che fare con loro, con questi grigi. Gli alieni. Ho scoperto che erano demoni da quando ho aperto il Vangelo. Svegliatevi, fratelli. Sono demoni vestiti di luce, ma sono delle tenebre. Vogliono possedervi, entrare nei vostri corpi. Mi entravano sempre nella camera di notte. Ho cominciato a chiedere aiuto a Gesù e da allora non sono venuti più. Gloria a Dio. Infatti, se fossero extragalattici, come mai in nome di Gesù scappano? Ho già condiviso testimonianze, ci sono video in giro che internet, una donna che è stata sollevata dal letto e se la stanno portando, aperta la finestra, sono entrati questi esseri verdi, virgolette, stragalattici, alieni, in realtà demoni, e questa sollevata dal letto stava uscendo per la finestra, era paralizzata, non poteva usare la bocca e nella sua mente ha cominciato a invocare Gesù, Gesù, e allora l'ha fatta ritornare indietro, si è adagiata sul letto e sono spariti. Come mai gli estragalattici vanno via in nome di Gesù? Perché sono demoni. Come vuoi che il diavolo si presenti qui a ingannare il mondo? Il mondo crede nella scienza ed ecco che il diavolo viene sotto forma della scienza, va bene? Sì. Comunque, in conclusione, e poi c'è anche Nicky che ci manda informazioni su Giorgio Bongiovanni. Sono diversi email che ha mandato e ha detto che questo Giorgio Bongiovanni afferma che lui ha avuto un incidente stradale, era morto e dice Nibiru Aratra mi ha compenetrato e risuscitato. Sì, e così sì. È stato dedicato alla Madonna e adesso riceve questi messaggi. Madonna. Ma lui anche dice riguardo Satana che chi lui?
questo buon Giovanni. Sì, questo buon Giovanni. Dice, ammesso che non sia stato già perdonato, Lucifero era un arcangelo e ora è in fase di riscatto e sì, vuole farsi perdonare dal padre per aver disubbidito. E tutti i demoni un giorno torneranno alla luce. Ah sì? Ma questo non è biblico. No. Invece la Bibbia dice che il diavolo non si pentirà mai. Praticamente quello che sta facendo qui il diavolo, sta facendo finta di chiedere perdono perché poi dire Dio non mi ha voluto perdonare. In realtà la verità è che questo qui non si è mai voluto pentire, non si è mai voluto perdonare, infatti farsi perdonare, e è un'altra storia. Quindi adesso buon Giovanni esce allo scoperto, sta difendendo Lucifero e Satana. Mm. E l'ho sempre detto che questo qui è un indiavolato, che le sue cosiddette stimmate sono solo delle baggianate. Capito? Fammi leggere qualche scrittura qui. Mm-hmm. Allora, okay. Hai letto il 17? Sì. Ok. Va bene, guarda, in conclusione, ti do ancora qualche scrittura, credere ai dischi volanti, guarda, insomma, cos'è che ci possono dare tutti i dischi volanti più di Cristo e dell'amore di Cristo nella Bibbia? Guarda, a me Gesù mi ha provato e dimostrato che il suo Vangelo è verità, mm-hmm, non solo tramite le migliaia di profezie bibliche adempite, e con la resurrezione di Cristo, ma specificatamente perché ha risposto alle mie preghiere. Amen. Una cosa che solo Dio, il vero Dio, può fare. E Dio mi guarisce quando sono ammalato, Gesù mi incoraggia quando sono triste, ha aiutato il mio matrimonio quando siamo stati cattive acque, ha salvato la vita di alcuni di noi che dovevano morire, mi ha dato una chiesa vera, piena di fratelli, abbiamo una chiesa meravigliosa. Molti dei quali in nostra chiesa siamo pronti per grazie di Dio a dare la vita l'uno per l'altro. A me personalmente mi ha tolto da una vita vuota, dissoluta, triste, frustrata, senza scopo. Mi ha dato un po' del suo paradiso nel mio cuore, nella mia famiglia, nella mia chiesa. E questo grazie a cosa? Perché mi è apparso un alieno? No, al prezzo di una preghiera. E gli alieni cos'è che ti hanno dato finora? Che problemi ti hanno risolto a te? Senza offese, io credo che a parte le loro promesse come fanno tutti i politici, credo che non ti hanno dato proprio un bel niente, solo bugie, capito? Le loro promesse sono tutte al futuro, nel passato cosa ci hanno dato? Niente. Come politici questi alieni promettono domani il diavolo sarà perdonato, domani... E domani loro porteranno la scienza, fermeranno le guerre, in realtà aumenteranno le guerre in base alla profezia. Quindi, in base alla Bibbia, questi alieni ti potranno solo ingannare. Che cosa hanno dato questi alieni al signor Buon Giovanni? Tranne qualche buco sanguinolento chiamato stimmate, cosa hanno dato? Io vorrei chiedere al veggente Buon Giovanni, a parte la propaganda di bugie, eccetera, quale preghiera hanno risposto finora questi alieni con loro dischi volanti? Posso rispondere io? Niente. E altrimenti ce l'avrebbe detto. E con tutto rispetto sono solo dei banali e comuni demoni. Io e qualunque altro credente vero può provare in qualunque momento la potenza, cioè la divinità di un Cristo che risponde alle preghiere, un Cristo che guarisce le malattie. Gli alieni possono fare questo? Cristo ci libera dai demoni, da cosa ci liberano questi alieni che sono demoni loro? Ci può dimostrare, signor Buon Giovanni, che i suoi alieni non sono demoni? Come ce lo dimostra? Gesù fu accusato di essere indemoniato. Ma Gesù ha dimostrato con la sua resurrezione che stava dicendo la verità, che gli indemoniati erano invece suoi accusatori. Questi alieni come ci dimostrano che non sono indemoniati? E come fa Buon Giovanni a provarci che non è vero questo? Gloria al Signore. Chi sono veramente questi alieni? Io non ho dubbi che presto vedremo questi cosiddetti alieni aggiungere sulla terra, che giungeranno qui, sono convinto, ma non saranno forme di intelligenza superiori, eccetera, ma bensì solo degli ordinari demoni cacciati via da quel angolino di cielo dove Dio li ha tenuti prigionieri, come dice in Giuda 1:6, lo leggo io, guarda. Giuda 1:6 dice, Dio, egli ha pure custodito nelle tenebre in catene eterne per il grande giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e che abbandonarono la loro dimora. E adesso
quando scoppierà la tribolazione, perché i demoni saranno cacciati sulla terra, aiuteranno l'anticristo, arriveranno come forma di alieni, arriveranno come vorranno, per dare la mano all'anticristo a vincere le sue guerre, instaurare il marchio della bestia. Quindi questi demoni che si fingeranno alieni, credo, e siccome hanno una natura angelica, satanica, facilmente inganneranno il povero mondo, un mondo senza sapienza di Dio, senza la rivelazione della Bibbia, senza la protezione dello Spirito Santo. Sì. Amen? Sì. Guarda, dammi una scrittura, Seconda Tessalonicesi 2:7. Sì. Parla proprio di come Dio permetterà che quelli che respingono Cristo successivamente vengano ingannati. Perché Dio permette l'inganno? Perché avevano respinto Cristo. Seconda Tessalonicesi 2:7, vai fino al 12, guarda. Infatti, il mistero dell'impietà è già in atto. Soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. Lo Spirito Santo, capisci, trattiene la fiumana del male che adesso arriva. E gente che si lamenta che il mondo va male sarà 100 volte peggio di questo, con guerre atomiche, eccetera. Verso 8. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca, e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Ok, l'anticristo sarà distrutto quando Gesù appare. Quindi come fa Gesù a apparire prima della tribolazione? Se Gesù appare prima della tribolazione, come questi falsi profeti nelle chiese ci insegnano, allora non ci sarà né tribolazione né l'anticristo, né niente. Gesù non può distruggere l'anticristo prima che l'anticristo viene. Deve essere dopo la tribolazione. Va bene, verso 9. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno ed iniquità a danno di quelli che periscono. Capito? Quindi come verrà l'anticristo, il diavolo? Verrà con opere potenti, prodigi, bugiardi, ogni tipo di inganno, esattamente quello che sta succedendo. Ok, vai avanti. A danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perché periscono? Perché non si sono aperti a Gesù. Sì. Susseguentemente Dio permette che vengano ingannati. Tu respingi Gesù, ti rimane solo il diavolo. 11. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Ok, la Bibbia inglese dice siano dannati, che è una parola qui che si traduce giudicato o condannato. Mm-hmm. Quindi, Matteo 25:41, cosa ha detto Gesù? Cosa dice Gesù? Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Ok, quindi e questa sarà la fine di questa gente che crede agli alieni, che prenderà il microchip. Buon Giovanni cosa dice contro il microchip? Niente, perché lui magari ce n'ha 4-5 nella sua cocuzza, con tutto rispetto, non voglio offenderlo, no? Quindi, amato amico che ci scrivi, considera bene a chi vuoi respingere. Chi vuoi respingere? La verità che vediamo nella Bibbia, respingi quella? Respingi le profezie adempite in Cristo, il suo amore del Calvario? Okay, o respingi gli alieni? Quale verità accetti? Cristo o la verità degli alieni? Perché una di queste verità è falsa. La verità che gli alieni ti danno è basata solo sulla propaganda, evidentemente basata sul nulla, tranne che su promesse future. A te la scelta. Noi crediamo in Cristo che è già venuto, abbiamo già Gesù, Amen. Ha già adempito le profezie, mi ha già liberato, mi ha già benedetto, mi ha già dato la pace, mi ha già dato una vita di amore, mi ha già salvato il matrimonio, mi ha già dato felicità nel mio cuore, nella mia vita, nella mia famiglia, mi guarisce quando sono ammalato, già vedo fratelli guarire miracolosamente, Gesù già mantiene la sua parola. Ma questi alieni che cosa hanno mantenuto finora? Cosa mi hanno dato questi alieni? Chiacchiere, fandonie, uguali ai politici, ciarlatanate che sono tutte da adempiere in futuro e non adempiranno niente. Però c'è un modo di scoprire la verità. Ed è questo. Prova a pregare, amico, agli alieni, e poi prega a Gesù Cristo, e vedi chi ti risponde.
E chiedi a Gesù Cristo se quello che lui ci ha detto è vero. Se quello che Gesù ci ha detto è vero, chiedigli di manifestarsi a te, al tuo spirito, perché Dio è uno spirito, e di manifestarsi miracolosamente. Prega Buddha, Confucio, prega a Buon Giovanni, prega gli alieni, dice sono ammalato, guarite, vedi un po' se ti risponde. Poi prega Gesù. Guarda, ti posso aiutare. Io ho visto e vedo centinaia di persone guarire. Cosa possono fare gli alieni? In che modo mi possono convincere a me? Cosa mi danno tranne baggianate, trasmissioni radio che trasmettono dalle loro zone infernali? Quindi, in conclusione, Matteo 7:7-8. Ce l'hai lì, Angela? Sì. Te l'ho data, no? Matteo 7:7. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi, fratello, cerca, cerca, cerca e cerca. E dopo che hai cercato vedrai, negli alieni non c'è niente, solo chiacchiere politiche o alieniche. Ok? Invece quando tu cerchi da Gesù, verso Gesù, vedrai se sarai sincero nel cuore, ok? Tutto col cuore, fratello. Mettiti in ginocchio davanti a Gesù, digiuna, prega. Che sia una preghiera fatta con tutto il cuore. Se preghi con mezzo cuore, riceverai un mezzo fico secco. Non ricevi niente, ok? Perché ci sono nel contratto ci sono delle clausole. Dice Geremia 29:13, mi cercherete e mi troverete, ma... se mi cercherete con tutto il cuore. Che io non sono il Dio dei mezzi cuori, dice il Signore. Io sono il Dio del cuore pieno. Io ho dato tutto il mio cuore sul Calvario. E non accetterò, non risponderò a nessuna preghiera a mezzo cuore. E dico io, fratello Giuseppe, adesso, per questo che fratelli pregano per la guarigione, non sono guariti, fratelli pregano liberazione, non sono liberati, non sono disperati abbastanza. Non sono a cuore pieno abbastanza. Dio non risponde alle preghiere a mezzo cuore. Dio ti benedica, fratello. Ho colto l'occasione della tua domanda per rispondere a tanti altri fratelli che si chiedono su questi alieni. Sì, okay, sì. Questi alieni, come quella sorella che ci ha appena scritto, l'hanno attaccata nel nome di Gesù, li ha cacciati tutti fuori. Amen. Sorella, sì, amen. Dio ti benedica, sorella, gloria al Signore. Continua ad andare avanti per Gesù. Amen. Continua, amen. Sorella, a sgridare il diavolo e lui continuerà a scappare davanti a te, a scappare davanti al più piccolo dei nostri fratelli, perché se questo piccolo si mette in contatto con me, dice il Signore, saremo una potenza, perché io insieme al più piccolo dei miei figli siamo una maggioranza. Io sono il Dio dell'universo. Cosa sono questi alieni davanti a me, dice il Signore? Amen. Polvere che io li soffio volano via. Quindi guardate a me, io sono il vostro Dio, io sono il Salvatore, io vi ho insegnato l'amore, io vi do la salvezza, io vi guarisco, io vi benedico, io ho preparato il regno dei cieli per voi. Cosa possono darvi di più gli alieni? E adesso voglio pregare per fratelli, preghiamo per la salvezza di Gesù. Va bene, Angela, preghiamo per la salvezza. Sì, preghiamo. Ci sono fratelli che ci ascoltano, compresi alcuni fratelli che ci hanno fatto delle domande, e molti fratelli nuovi magari non hanno ancora ricevuto la salvezza di Gesù e stanno aspettando che gli alieni gliela portino su un disco volante, la salvezza. Che gli alieni cosa ci hanno da offrire a cose come la morte? Quanto programmi di vivere? 100, 200 anni? Quanto anni pensi che vivrai? E dopo cosa fai dopo la morte? Gli alieni che ci hanno da offrire dopo la morte? Lucifero che fa finta di pentirsi, cosa c'ha da offrire a Lucifero? Lucifero, il diavolo, Satana, gli ha detto a Buon Giovanni che lui sta programmando di pentirsi. Ma tu ci credi a queste cretinaggini? Il diavolo è già stato giudicato, cosa vuoi che si penta? Lo leggiamo in Apocalisse 9 e Apocalisse 16, che quando Dio li castiga, loro maledicono Dio, non si pentono, quindi sono baggianate. Se il diavolo potesse, si può pentire, Dio l'avrebbe già perdonato. Il diavolo non si vuole pentire, è già condannato. Ha detto Matteo 25 che
che Dio ha preparato l'inferno, il fuoco eterno per il diavolo, già preparato. Solo lo usa ancora affinché il diavolo sia così adesso, una calamita, che attiri a sé la zizzania per ripulire il mondo. Amen. Dopodiché sì, vanno tutti nel lago di fuoco. Gloria al Signore, preghiamo per la salvezza. Amen. Fratelli che volete ricevere la salvezza, potete riceverla adesso, pregate insieme a me, chiudete grazie, gli Gesù, occhi, amen, aprite il cuore e pregate per la liberazione di spiriti che vi affliggono, spiriti di maledizione, spiriti del maligno, ossessioni, possessioni. Il Signore vi libera adesso. Come? Non cacciando fuori i diavoli, non cacciando fuori le tenebre, ma facendo entrare Gesù, facendo entrare la luce. Non si toglie le tenebre da una stanza cacciando fuori le tenebre, ma accendendo la luce. Accendiamo la luce, Gesù, riceviamo Gesù. Ci penserà Lui a cacciare fuori tutto quanto che non appartiene a Lui. Adesso aprite il cuore che preghiamo insieme per ricevere Gesù. Amen. E lo Spirito Santo. E con questo chiuderemo. Amen. Grazie Gesù. Chiudete gli occhi. Quelli di voi che sono sinceri, chiudono gli occhi. Quelli che non sono sinceri, potete andare a fare una passeggiata, tanto la preghiera non farà niente. Ok, sarà come il battesimo nell'acqua, entrate un pistola asciutto, uscite un pistola bagnato, uscite un fessacchiotto bagnato, non serve a niente. Battesimo nell'acqua, se non ci battezziamo nel sangue, nello spirito, nell'amore, nella fede, nell'obbedienza di Gesù. Amen. Amen. Preghiamo. Grazie Gesù. Gesù, perdonami, ho sprecato la mia vita fino adesso. Sono stanco di girovagare. Sono stanco di cercare verità a destra, a sinistra, la chiesa di qui, la chiesa di là, i dischi volanti di qui, gli alieni di là, Lucifero di qui, Bon Giovanni di qua. No, Signore, vengo a Te, Gesù, vengo al Tuo Calvario. Guardo le Tue mani coi chiodi, Gesù. Guardo il Tuo sangue, Signore. Ecco, Gesù, porgo le mie mani sotto la Tua croce e ricevo il sangue che gocciola spiritualmente, Gesù. Lo ricevo, Signore. Ora metto le mie mani insanguinate del Tuo sangue sul mio cuore, Signore. E questo sangue, Gesù, mi purifica. Questo sangue mi salva. È un sangue spirituale. Signore, io Ti do il mio cuore. Ti do la mia mente. Ti do la mia mente spirituale. Ti do la mia mente carnale. Ti do i miei pregi, i miei talenti, i miei peccati e i miei difetti. Gesù, Ti do tutto, mia moglie, mio marito, fratello, sorella, figli e genitori. Ti do tutto, metto tutto dopo di Te. Prima vieni Tu, poi gli altri, tutte cose secondarie. Io mi do a Te, Signore. Amen. Nella vita e nella morte. Mi do a Te, voglio servirti, amarti, questa vita e per l'eternità, Signore. Sono stanco di questo mondo, stanco di bugie, stanco di religioni, stanco di dottrine, virgolette, cristiane, che sono solo dottrine di uomini. Apro il mio cuore, entra Gesù, Ti ricevo Gesù, nel mio cuore, nella mia vita, nella mia anima, nel mio spirito, nella mia mente, nel mio corpo, entra in me Signore Gesù Cristo, Ti ricevo, Ti accetto, liberami da droga, da fumo, da ossessioni demoniache, da adulterio, da pornografia, da peccato, liberami da tutto Signore, Ti ricevo Gesù, Ti accetto Gesù. Puliscimi da ogni tenebra, ogni spirito di Satana, ogni spirito di alieni che sono demoni, ogni cosa che non è Spirito Santo. Ti ricevo Gesù e adesso battezzami nel Tuo Spirito Santo, dammi il Tuo Spirito Santo, riempimi di questo Spirito Santo che io non mi merito, Signore. Come Tu hai promesso in Atti capitolo 2, avresti riversato il Tuo Spirito Santo sui Tuoi figli e sulle Tue figlie, servi e serve, Signore. E anche le nostre sorelle che ci ascoltano adesso, ricevono lo Spirito Santo come i fratelli, le donne come gli uomini, le sorelle come i fratelli. E Signore, aiutici ad amare, a rispettare, sostenere queste sorelle, Signore, che non sono inferiori a noi uomini. Sono uguali e molto spesso migliori, Signore. Grazie, più vicini a Te, grazie, più immagine di spose di Cristo. Benedici le nostre sorelle, le nostre mogli che non le apprezziamo abbastanza, Signore. Aiutaci a confortarle, amarle, assisterle, perdonarle come vogliamo essere perdonati. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen, Signore. Su di noi uomini c'è più maggiore responsabilità, perché siamo più forti, più grossi, più gorilla nella carne, Signore. Quindi c'è più responsabilità su di noi per prenderci cura di queste tue figlie che tu ami, Signore, e che noi storicamente nella Chiesa non abbiamo apprezzato, aiutato, benedetto, Signore. Benedici questa tua figlia, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, amen e amen. Alleluia. Amen. Amen. Grazie, Signore Gesù. Ti ringraziamo, Signore, per questi messaggi di oggi che mi hanno parlato tanto anche a me. E continuiamo a pregare per voi che ci avete scritto, per le sorelle con le situazioni difficili nel matrimonio, per Simona che per difendere i suoi figli chiedeva «Ma posso mentire?» e per tutti voi gli altri che se vede che avete un cuore bello, bellissimo, che amate Gesù, che volete fare la sua volontà, che volete camminare nella sua parola, preghiamo per voi. Il Signore vi darà le risposte e la forza di farlo, perché avete il desiderio giusto. Vi vogliamo bene. E scriveteci, fateci sapere come va. Vi manteniamo nelle nostre preghiere, vi salutiamo con tanto amore. Amen. Dio vi benedica, fratelli. Con questo concludiamo e vi benediciamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che il Signore vi protegga e vi benedica questa settimana, vi mantenga vicino a Lui, al suo Spirito, alla sua parola, alla sua obbedienza, all'evangelizzazione, alla protezione, alla guarigione, alla sua felicità, alla sua gioia, alla sua pace, che possa il suo viso risplendere su di voi, darvi pace, che possiate riflettere della sua luce. Nel nome di Gesù Cristo, in questo modo vincerete il diavolo, il male, le malattie, le maledizioni, perché sarete la faccia di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi mando un bacio. Amen. Dio vi benedica.